partita sul campo A, la sfida tra Lugano e Chelsea. Lugano che ha perso contro la Roma e ha pareggiato la prima partita contro il Malaga. Adesso ha il dovere di provare a vincere contro il Chelsea, invece vittorioso poco fa, 1-0 contro il Krasnodar. Zade e Ted Kerd, i due capitani. In campo con il numero 11 Simone Garantola. Forza Mila, andiamo! Via, 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 via! Il primo pallone sarà del Lugano. Garantola dietro per Amirzadeh, che trova però la deviazione di un giocatore del Chelsea. Cruezio prova a lanciare in profondità proprio per Garantola, che si conquista una rimessa laterale. Fede, bravo Fede, lavora sulla fila e la giochiamo. Ancora Cruezio verso Garantola, andiamo, chiude Golding, apre il gioco molto bene sulla destra, prova a scattare con la solita e consueta velocità Myers, ma si trascina il pallone e rimessa laterale. E allora Noah Gianotti va dietro da Federico Giudici. Arriva Tommy. Cruezio, ancora il numero 3, servito da Pascucci. Si va a destra, dove controlla un buon pallone ancora il Lugano. Poi però in mezzo al campo perde il controllo. Dai Fede, dai Fede, che esce bene Giudici, che va a chiedere l'1-2 a Garantola. Pop, ad allontanare. Rimessa laterale all'indietro. Poi Ayala, solo per un attimo il Chelsea, che poi recupera palla ancora con Ayala. Prova ad andare in velocità, inseguito. Calma, Mastro Matteo. Tranquillo, Pascu sei solo. Amirzadeh, centralmente Pascucci, Cruezio, dietro per il portiere, numero 1 Stefano Ferrari. L'errore, quindi disimpegno da parte di Federico Giudici, non servito benissimo a dire il vero da Cruezio. E allora Pop, la rimessa laterale verso Golding, controllo con dribbling da parte di Golding, che poi ritrova il pallone. Lo serve ad Ayala, cerca un dribbling, Garantola interviene, la sterzata di Garantola, alla fine si lotta per il possesso, Novoselski con la suola, mette tutti in grande tranquillità, toccando proprio per Ferrari, però ancora un errore da parte dei Giudici, allora prova a approfittarne Myers, pallone dentro, cerca di girarsi, Riley Kurt viene fermato proprio sul più bello, Giudici sbaglia ancora però, e allora Riley Kurt per Myers. Gran controllo, Golding cerca l'imbucata proprio per il tentativo da parte di Riley Kurt, che cerca di scavalcare Ferrari, non trova la porta, il numero 10 del Chelsea, grande chance al terzo minuto per i Blues,
eccola qui, imboccata di Golding col sinistro, fuori di poco il pallone di Riley Kurt. Prova a destarsi adesso il Lugano con Mastro Matteo. Novoselski sbaglia l'appoggio laterale e allora riprende il pallone il Chelsea. Golding lo ritrova dopo un errore. Pop. Sali, per Ted Kerd. Rinvio così così. Non può arrivare Myers. Tranquillo, ce l'hai qua. Non ti avvicinare troppo. Giudici per Amirzade. Dietro Ferrari. Prova ad aprirsi Cruezio. Arriva! Riesce a prolungare per Pascucci, che supera di slancio Golding. Ancora Pascucci, uno sguardo dentro verso Garantola, un gran pallone, buono l'aggancio, Garantola incredibilmente sbaglia davanti a Ted Kerd, spedisce fuori il numero 11 Simone Garantola e si rimane sullo 0-0, una occasione per parte, buono l'aggancio di sinistro e poi prova il diagonale ma sbaglia la misura, Garantola inquadrato adesso Ayala. Controlla ma trova Novoselski nella sua linea di passaggio. Gianotti. Giudici. Amirzade dietro per Ferrari. Che poi apre su Cruezio. Pascucci, Cruezio. Garantola. Prova ad appoggiarsi a Mastro Matteo. Pallone sbagliato del numero 11. Golding. Recupera palla il Lugano, Amirzade allarga a sinistra dove sale Gianotti, gioco di gambe, Pop non si lascia ingannare. Solo per un attimo Golding, poi ancora Giudici per Gianotti, ancora una serie di dribbling su Pop, il pallone per Mastro Matteo, dietro dove c'è Pascucci che cerca l'imbucata, il tocco è buono per Novoselski, non riesce a liberare la conclusione perché Golding lo ferma, allora Myers in contropiede, velocissimo il Chelsea, Myers va a sbattere su Giudici che è bravissimo a far ripartire il Lugano, poi c'è la chiusura in anticipo di Pop su Gianotti, partita molto divertente anche questa tra Lugano e Chelsea. Gianotti all'indietro per Giudici, sbaglia tutto, allora Riley Kurt può andare all'uno contro uno con Cruezio, ancora Riley Kurt cerca un tacco per servire Myers ma Cruezio non si lascia scavalcare, così come Gianotti che con un numero tocca per Giudici, ancora Gianotti cerca Garantola, Ayala prova a prolungare la velocità da parte di Rice Alexander Russell Denny, alla fine Ferrari riesce a chiudere ma Russell Denny torna sul pallone e riesce a servire Ayala, fa fuori Amirzade, ancora Ayala, si appoggia a Pop, pallone laterale per Myers che ha deciso la partita contro il Krasnodar, un numero di Myers su Giudici, ora lo punta, ancora Myers, Giudici però lo ferma e la rimessa laterale del Chelsea. Golding, Novoselski prova a dargli fastidio, Golding tiene il pallone, va in area di rigore, Golding, alla fine perfetto Novoselski a chiudere sul tentativo di destro da parte del numero 6 Michael Golding e Ferrari può raccogliere il pallone e ricominciare da Ron Cruezio. Sbaglia Pascucci, ne approfitta Ayala ma Pascucci è caparbio e torna su questo pallone, poi Mastro Matteo, tocco ancora per Ron Cruezio, dietro Ferrari, si allarga Giudici che riceve, pallone non semplice, lo fa proseguire per Noah, Gianotti che fa un numero su Pop e lo lascia sul posto, ancora Gianotti va a puntare anche Harrison Murray Campbell, alla fine Pop torna ma c'è Amirzade, apre per Pascucci, dentro verso Garantola, Murray Campbell chiude. Bravo, no, gioca Max. Poi Novoselski lotta, si lotta in mezzo al campo. Fallo per il Lugano.
già battuto con il pallone per Raggianotti, ma l'arbitro dice che va ricalciato il fallo, il calcio di punizione. E allora Novoselski ripiazza il pallone nel punto giusto. Vedi sopra, vedi che abbiamo campo. Muovila, non buttarla. Uezio per Mastro Matteo, che va a puntare sulla destra, cerca un pallone dentro, trova una deviazione, calcio d'angolo per il Lugano. Dalla bandierina il Lugano con Pascucci, Amirzade va a colpire di testa, poi Garantola, pallone che rimane lì, Amirzade non riesce a intervenire. Allora esce il Chelsea, adesso con Pop, Myers viene incontro, non riesce nell'anticipo Judic, Myers fa passare per Golding che deve fermarsi sull'attacco di Novoselski, poi vede Riley Kurt in area di rigore, ancora Kurt cerca un tocco corto, ma c'è Ferrari che va ad allontanare il pallone con i piedi. Attenzione alla velocità in ripartenza del Chelsea. Esce Jacob Pop, un po' di cambi. Atto Ampa dentro con il numero 7, fuori Ayala, fuori anche Myers, dentro Joshua Pescatore, chiare origini italiane per il numero 12 che sta andando a battere questa rimessa laterale proprio verso il numero 7. Atto Ampa riconquista Giudici, che va in profondità a vedere di servire il movimento di Garantola, pallone largo in rimessa laterale che andrà a battere Golding verso Harrison Murray Campbell. No, Mastro, dietro tuo, per Mastro. Ted Kurd si apre e riceve Somto Boniface, viene anticipato molto bene a Toampa. Muovila! E allora Cruezio verso Giudici, può allargare il gioco per Noah Gianotti, dribbling interno, vince un rimpallo, ancora Gianotti, poi Novoselski in qualche modo, interviene anche Amirzade, prova ad andare lui, ancora Amirzade, area di rigore, il pallone che passa, il tentativo del Lugano, Ted Kurd riesce a creare volume in uscita, ad allontanare il pallone, poi attenzione, ancora un tentativo di ripartenza, la finta di Federico Giudici, Novoselski, ancora Giudici, Gianotti, cambia gioco verso Pascucci che lotta per tenere il possesso di questo pallone. C'è rimessa laterale. Il nuovo Seschi che serve Giudici. Gianotti. Ancora verso Maxim Novoselski, buono il tocco in profondità, si avventa Mastro Matteo che prova a servire Pascucci, viene anticipato molto bene, però Pascucci rimane sul pallone, alla fine mette in corner. Questa è l'azione precedente con Mastro Matteo che è stato fermato dall'uscita di Ted Kurd. Max, vai vicino, Max, non aver paura, vai! Vai che lo porti via! Muovi là! Novoselski, ancora pallone laterale, posizione irregolare però. E finisce anche il primo tempo, dunque sullo 0-0 Lugano e Chelsea. Dai, stiamo andando bene, bravo, arriva, bravo Mastro, bravissimo.
Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, 0-0 dopo i primi 12 minuti tra Lugano e Chelsea. Il primo pallone di questo secondo tempo è per il Chelsea con Rice Alexander-Russell Denny. Salimastro, Salimastro! Vieni Gioele, vieni Gioele! Vieni, vieni, vieni! Ron! Ron! Prima Ron, prima! Prova ad arrivare Myers, che è più lesto di giudice. Attenzione, Myers, area di rigore, la mette arretrata. Novoselski salva tutto, calcio d'angolo. Mastro, devo salire veloce. Sì, Francesco, che non abbiamo la forza di andare a prendere il rigore. Dalla bandierina il Chelsea. Pallone centrale, allontana Mirzade che poi prova a tornare su questo pallone, ma Myers in qualche modo, poi ancora Lugano. Mastro Matteo lotta e riceve spinta di Santo Boniface. Ti ho messo in difficoltà, Cruezio non controlla. A Tuampa, ancora il numero 7, riceve però un calcione secondo l'arbitro. E allora il calcio di punizione è in favore del Chelsea con Harrison Murray Campbell. Direttamente in porta, Ferrari ad allontanare. Toscio Pescatore. Sbaglia tutto con il numero 3 Santo Boniface. E allora Mastro Matteo può andare alla ripartenza per il Lugano. Pallone largo per Giudici, che può controllare ancora Giudici. La sterzata, da lì potrebbe calciare. Con il sinistro lo fa Ted Kerr da terra. Adesso ancora Cruezio. Ce l'hai, ce l'hai. Vieni Mastro. Salvatore sbaglia centralmente, recupera palla bene il numero 4 Russell Denny. Ancora Russell Denny sul secondo palo, il movimento di Pescatore, ma esce benissimo Ferrari, che ricomincia a sinistra. Ancora per il Lugano, altra deviazione, e allora Russell Denny può intervenire nuovamente. Joshua Pescatore va all'uno contro uno, se serve a Toampa che prova a tornare proprio da Pescatore. Il pallone però è troppo lungo, allora ne approfitta Ferrari, chance sprecata questa per il Chelsea al quarto minuto. Altro rilancio in profondità e rientra però da una posizione fuori gioco Mastro Matteo. Veloce, a sinistra sale Boniface, cerca un cross, trova la deviazione dei due giocatori del Lugano, nella fattispecie Cruezio e Salvatore. Ted Kerr, grande protagonista con le sue parate, poi il tacco di Atanto. Attenzione adesso ancora al Chelsea con Myers, calcia in porta, Ferrari senza problemi. Gioele, gioca vicino a Mastro Matteo. Buona a Mirzade, Giudici centralmente per Novoselski che non aggancia. Allora Russell Denny da Pescatore con la suola favorisce Golding,
che vuole il cross e poi il tentativo di Myers. Mirzade, Cruezio attaccato, si rifugia da Ferrari che va al rilancio verso Gioele Salvadore. Poi Russell Denny molto bene in mezzo al campo, si appoggia a Golding, cerca Pescatore con un buon pallone e anche un buon aggancio del 12 del Chelsea. Va in sovrapposizione Golding, riceve, non ha spazio per il cross, arriva però la rimessa laterale. Cambio! Max, vieni! Sta per entrare in campo Pascucci, al posto di Novoselski, mentre sono pronti Ayala, Kurt e Pop per il Chelsea. Eccolo Maxim Novoselski. Loco alle spalle! Pescatore. Atahamto controlla, prova a sfuggire a Mirzade che mette il pallone in corner. Uno che aiuta, Gioele, non tutte e due. Vai Mastro, vai Mastro. Corner per il Chelsea, 7 minuti di gioco, palla dentro, Ferrari respinge. Poi Salvatore riesce a controllare, ma solo per un attimo. Arriva la chiusura, ottima da parte del numero 3, Sompto Boniface. Rimessa laterale e cambi però in vista anche per il Chelsea. Come detto, rientra Pop, Kurt e Ayala. Stai nel mezzo là, Russell Denny, serve Boniface, poi Mirzade. Prova ad andare da solo ma Riley Kurt ha commesso fallo, quindi punizione per il Lugano. Sei dietro, giocala Pascucci. Intanto è entrato anche Emanuele Bernardi con il numero 9. Riley Kurt prova ad arrivare, Judic prima di lui e subisce anche la trattenuta da parte di Riley Kurt. 8 minuti di gioco, sempre 0-0. Vedi che mi stai attaccato, vattene via da quello là. Grande chiusura di Russell Denny. Poi Kurt apre ma arriva con un attimo di ritardo qui a ricevere il pallone qua. Harrison, Murray Campbell di testa e alla fine Ferrari con calma. In profondità è un ottimo pallone quello per Gioele Salvadore che prova a mettere al centro, viene fermato però da Sompto Boniface, prova a ricominciare. Atoant è molto largo a sinistra, pallone centrale per Kurt Riley che fa andare Myers, attenzione velocissimo Myers col sinistro centrale, para Stefano Ferrari, potenziale chance per il Chelsea al nono minuto del secondo tempo. Prova a controllare adesso Alessandro Locorotondo. Ancora lui che lotta, tiene palla, attenzione alla ripartenza velocissima di Locorotondo che prova ad andare da solo, sono due in fuorigioco. Locorotondo va a calciare direttamente tra le braccia però di Seth Kurt. Aggancio di Riley Kurt non perfetto a Mirzade. Salvatore deve allontanare Murray Campbell dove c'è appunto che recupera palla, prova ad andare in velocità, lo segue Gioele Salvadore che però commette fallo e allora la punizione del Chelsea.
battuta velocemente da Atuampa, non era scorretta, allora si rifà tutto con Russell Denny. Intanto entra anche Christian Fodor per il Lugano. Russell Denny va dentro, tentativo di testa, poi in qualche modo prova ad arrivare Harrison Murray Campbell, ma commette fallo. Largo, largo! Largo Noah! Cruezio, centralmente Pascucci, poi Giudici, ancora Pascucci, Amirzade, largo c'è Salvadore, posizione irregolare. Un minuto al termine, 0-0 tra Lugano e Chelsea. Stefano! Pallone di Ted Kerr direttamente tra le braccia di Stefano Ferrari, poi Cruezio sbaglia tutto, attenzione all'orato, Amt in area di rigore, Cruezio si fa perdonare immediatamente, riconquista palla con Fodor che prova a servire Bernardi, ancora Chelsea, esce bene Giudici, poi Pop serve ancora in profondità, Iala, palla dentro verso Riley Kerr che però viene fermato dall'uscita di Ferrari. Pascucci prova ad andare lui in mezzo a due, si appoggia a Giudici, ancora Pascucci cerca un dribbling, sbaglia sull'attacco di Russell Denny, in qualche modo poi recupera palla, Giudici servito da Fodor, ancora largo a sinistra il pallone del Lugano verso Bernardi, Salvadore non può controllare, allora Atuanta ricomincia per il Chelsea, sempre in ripartenza i Blues, la velocità di Atuanta arriva su di lui a chiudere, ma c'è il vantaggio, poi Riley Kurt, questa volta il vantaggio non c'è e c'è il calcio di punizione per il fallo di Christian Fodor. Milan, lascia, vai dentro, vai dentro. Russell Denny, forse per questa ultima chance della partita. La Russell Denny, pallone largo, Riley Kurt la rimette al centro, allontana Cruezio e poi arriva Ferrari e poi arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 0-0 tra Lugano e Chelsea. C'è il risultato, si è rovinata la partita, si è risultato di parità, Lugano 0-0, Chelsea 0.